Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata del TG Sportivo Summer, TG Sport Summer di Auto Radio Fuji Nord-Est, R di Radio 1 e Stab Radio. Diamo subito le notizie di sport dalla nostra regione Friuli Giulia. Tutto Udinese, calciomercato, Udinese non solo, Coulibaly e c'è anche Travini. Atletica agli assoluti, niente ori in regione, ma brillano i bronzi di Vitale e Bortolato, che non sono stati fatti questi con queste gare di atletica agli assoluti a Trieste. Dopo tanti anni sono tornati tutte le atletiche a Trieste. Andiamo invece a vedere le notizie di sport nazionale e internazionale. Vediamo subito che diciamo subito che c'è già la in diretta la Tour de France da classica primavera occasione per Sagan. Oggi forse Aru oggi compie Fabio Aru compie 27 anni. Poi andiamo a vedere altra notizia. C'è adesso cominciata oggi il famosissimo torneo di Wimbledon che oggi inizia proprio la 140esima edizione di tennis inglese a Wimbledon. Infatti c'è tanta Italia nel primo giorno di Wimbledon. Già la Giorgi sta giocando, che aveva perso già il primo set, ma adesso sta. Ha già vinto invece il secondo set, forse anche il terzo. Vedremo cosa succederà. Bolelli è al secondo turno, battuto Lu. Fabiano si arrende a Ouerei. E anche adesso già giocando Cecchinato contro Nishikori. Murray sfida Brooklyn all'esordio. Chris Kyrgios si ritira subito una sorpresa a Wimbledon. Calcio mercato live è il giorno di Aganoglu al Milan a breve la ufficialità. Giocatore classe 1994. Serie A Ibra, Pepe, Casillas e non solo, quanti svincolati in cerca di squadre? Tutti gli sport fantozzi dello sport, i nove tormentoni che ci hanno fatto innamorare di lui. Dalla Coppa Cobra alla frittatona di cipolle, anche lo sport piange Paolo Villaggio. Tour de France, la terza tappa del tour, parte da casa Gilbert e lui è il più atteso, un arrivo adatto a me, dice Gilbert. Altre notizie, calcio AMSI come Maradona, il capitano del Napoli, ritratto nei murali di Llorit a Guardo di Napoli. Serie A più che il mercato sarà la testa a segnare di nuovo il confine della Juventus, prigioniera. MotoGP, Rossi, Marche, Dovizioso e Vignales, il mondiale al giro di boa. Chi ha la più possibilità di vincere? Ieri ha vinto Marquez davanti a un grandissimo Folger, Dovizioso tradito dalla Soft, Rossi sufficiente, Rossi è arrivato al quinto posto, infatti dice che non mi soddisfa il quinto posto, ma da oggi va bene così, il mondiale è apertissimo. Altra notizia di Serie A, Roma intervento riuscito per Grasborg, un mese di stop. Infatti oggi, come vi dicevo, la tappa del Tour de France parte da Ververs a Longwing. Diciamo che è un arrivo in salita. Parliamo di rugby, Ital Rugby, nuovo sponsor e nuova maglia, accordo con Magron per 8 anni. Formula 1 fette compleanno col brivido, la FIA decide oggi se punirlo ancora per il caos di Baku. Nuoto europea Juniores 2017. Nicolò Martinenghi gala il poker.
L'Italia terza nel medagliere. NBA, Gallinari drizza l'occhio ai Clippers. Anthony in uscita da New York. Andiamo a vedere altre notizie. Momenti di chiave di ieri della seconda tappa. Pinei è con la maglia a Poix ed è smaccuto di Quintel. Altre notizie, URC di rally, i pompieri contromano durante la speciale rally in Polonia. Calcio alla Spalma scarica Roberto De Zerbi, Manolo Marquez è il nuovo allenatore. Serie A, Mialovic chiama Totti al Torino, Franche, Frenz, il mio numero ce l'hai. Avrancè, il mio numero ce l'hai. FIFA Confederation Cup, ieri la Germania ha vinto la Confederation Cup battendo 1-0 il Cile di Sanchez. Altre notizie, vediamo un po'. Gon Alonso è arrivato a Roma, Mario Rui va al Napoli. Motocross, Toni Cairoli e sfata il tabù a Guidea, che trionfo in Portogallo. Altre notizie, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. No. Allora andiamo a vedere i risultati di ieri. Tanto per dirne tutta. Come vi ho detto, sul Tour de France, cioè il Giro della Francia, ha vinto Kittel ieri davanti a Demar e Greipel. Poi i risultati del terzo e quarto posto della FIFA Confederation Cup, Portogallo ha vinto il terzo posto battendo il Messico per 2-1. La Germania ha vinto proprio competentemente la Confederation Cup davanti al Cile per 1-0. Le amichevoli, vediamo un po', MotoGP, come ho detto, Marquez ha vinto davanti a Folger e Pedrosa. Per la MotoGP, Moto2 invece c'è l'italiano Franco Morbidelli davanti a Oliveira e Bagnaia. Poi Moto3, lo spagnolo Joan Miller ha vinto davanti a Roberto Fenati e lo spagnolo Marcos Ramirez. Invece oggi, come detto, c'è la terza tappa del Tour de France, che è lunga ben 212 km. Poi vediamo un po' altre notizie e risultati. Sono cominciati gli europei under 19, fase a gironi. Alle 15:30 giocherà la Bulgaria contro l'Inghilterra, la Germania contro l'Olanda. E infine, di notizie forse di domani. Domani c'è la quarta tappa da Gonfon-les-Bains a Videl, la partenza alle 12:20. E cominceranno le primi turni di qualificazione di Champions League, per le qualificazioni di Champions League, poi anche i primi turni di Europa League. Possiamo invece raccontarvi che ci sono la pallavolo World League, cioè campionato mondiale, dove c'è il Brasile, giocherà contro il Canada domani sera alle ore italiane alle 20:05. E la Francia contro gli Stati Uniti alle 22:40. Bene.
Questo è tutto, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento della settimana, di buon sport a tutti voi. Da Adora il Bugino Nord-Est, RDL1 e Stop Radio finisce qui. Marco vi saluta e mi invita all'ascolto di domani. Mandi mandi!